Bentornati sul canale Armageddon, siamo qui con Gianluca Di Luigi, il e palla. primo dei perdenti. Anche oggi secondo posto all'OTS Championship di Pescara. Ho cambiato mazzo rispetto a ieri e vi mostro la lista. Vai, che hai giocato? Adesso lo vedete. Ho giocato Mono Lavina e Mono Boot, Quindi? innanzitutto. Quindi ho giocato Drago. Dopodiché ho giocato Reborn, World Legacy perché volevo due extender in più. O perché hai lanciato un dado per sceglierle? Vabbè, quello è segreto. Tre Quick Launch, due Abso come reparto Rocket, due Synchron, un Recharger e tre Tracer. Mi trovo bene con tre Tracer perché sono 1600 di attacco e auto una statua. Quando lo peschi? Soprattutto due Nocto perché giocando 15 Flex mi serve pescare quella carta in più. E ho giocato poi come reparto Chaos, 3 Chaos, che sono un Levianir, un White, un Black e 3 Seifert, standard. Diciamo questo è stato il core principale. Passiamo ai Flex, ho giocato 3 rivali di main perché sono forti sia da primo che da second contro Teara, 3 Veiler perché sono luce, 3 Nibiru perché sono luce, 3 Corvi perché sono dark e 3 Impermanence. E niente, siccome volevo poi un target forte da portare di Seal, ho giocato Albatz perché mi fa fare furioso. Questo è il main, 42 carte. Di side, Extra. se, scusami, di extra, ho giocato Mono Striker perché è limitato e Mono Pisti. Poi ho giocato come rango 2 Mono Seal perché diciamo non serve, è scarsa in questo meta, quindi avendo Borreland al posto della seconda fight Borreland. Ho giocato Dark perché dopo Nibiru riesci a fare Borreland appunto se hai diciamo un Extender in mano. E ho giocato vabbè Romulus per la combo e Quad Borel per Elfo, ti fa fare diciamo OTK. Come ranghi 3 ho giocato soltanto Triple Bust perché non sentivo la necessità di unicorno, andava bene così. E come ranghi 4 ho giocato Acescot e come rango 5 ho giocato Orrelan. Per i Synchro invece ho giocato Chaos Ruler, Sava, Jotred e siccome avevo spazio ho giocato Scarlight. E Aspetta in buff, che aiutati a tappare come target di Albatz ho giocato Albion, che lo fai con Nibiru, è furioso perché fai l'effetto di Albion. quello. Ottimo, E passiamo alla ottima variante. sand. Sì, è diciamo una buona cosa perché potevo giocare anche Brotauro, però avevo comunque il palo di Nibiru in campo e volevo diciamo togliere Nibiru. Come side ho giocato 3 Bell per Mathmech e perché comunque sono un altro auto a Mathmech dopo Corvo, Negano rana. Negano Rana soprattutto, e probabilmente l'avrei tolta per mettere Gozen se dovessi tornare indietro. E ho giocato 3 Cherries con i due target, ho giocato solo i target di Sprite perché comunque contro Teara sto molto bene di main, quindi non volevo altre carte diciamo inutili. E per i set ho giocato 3 Cicloni, standard, tre Evelyn e Mono Red Reboot. Quanto è chiuso? Ho chiuso 4-1 Hai perso solo e da? ho perso da statua normal e non avevo una normal da fare. Va bene, per il resto è andato bene. Per il resto è andato tutto bene. Va bene, grazie, alla prossima profile.